Puntuali, puntuali, come, guarda, ma a volte raramente abbiamo avuto queste vette di puntualità, questi picchi di puntualità. No, Ore infatti. 9:30, bentornati in diretta su QRS, naturalmente qui Radio Salute, che è, lo abbiamo detto e lo ripeteremo a ogni piè sospinto in diretta dal Cosmo Pharma, e abbiamo quest'oggi la nostra prima ospite in questa parentesi, sono tre parentesi durante la giornata in cui c'è una voce dell'organizzazione di Cosmo Pharma che ci racconta, come dire, l'agenda del giorno, e poi faremo anche il punto della situazione su come sono andate le cose poi nel tardo pomeriggio. Abbiamo ospiti in studio, se ci state seguendo naturalmente sulla nostra diretta Facebook, sulla nostra pagina facebook.com In streaming sul sito slash radioqrs.it, esatto, sull'applicazione. Radio QRS, trovate appunto lo streaming, e vedrete a favore di telecamera, che è quella lì, Tiziana Gervasi, benvenuta nel nostro Grazie. studio Benvenuta. radiofonico, nel nostro mini studio radiofonico molto bello, che ci permette di vedere che cosa accade attorno, che è Conference and Content Coordinator di Cosmo Pharma. E assieme a Tiziana Gervasi, a cui adesso cedo la parola, vedremo, come dire, intanto una prima carrellata di temi. Me ne ha già anticipato uno prima mentre eravamo nel nostro fuori onda, bellissimo, secondo me è una cosa che mi affascina, È è la bello. farmacia 4.0, questa qua, Ma anche cioè 5. anche Anche 5.0, 5.0 della tecnologia digitale che entra in maniera bella e utile sicuramente, anche sfidante anche per i farmacisti, entra dentro i loro esercizi commerciali, anche piccoli tempi del sapere, perché insomma c'è anche tanta sapienza professionale dentro le farmacie. E allora Tiziana, che cosa accade in questa edizione di Cosmo Pharma, e quali sono i primi appuntamenti, quelli, come dire, salienti, che ti senti di segnalare ai nostri ospiti e ai visitatori che stanno girando per gli stand in questo momento? Allora, la prima giornata, come sempre, sarà ricchissima di eventi che stanno per iniziare a minuti. I convegni di quest'anno di Cosmo Pharma si dividono in tre filoni principali, che sono quello istituzionale, quello manageriale e quello scientifico. Per quello che riguarda l'ambito scientifico, la giornata di oggi apre con due importanti appuntamenti nel campo della dermatologia e dermocosmesi, che sono uno stamattina, dove si parlerà di microbioma e di, diciamo, del suo, de della relazione tra il microbioma e le patologie della pelle e dei capelli, mentre nel pomeriggio si parlerà di fotoprotezione, e questo sarà rivolto, mentre quello del microbioma è rivolto a medici dermatologi, quello del pomeriggio sarà più focalizzato sul come target il farmacista. Anche perché ci avviamo verso la bella stagione, bisogna imparare, come dire, velocemente, in maniera esatta, a proteggere la nostra pelle, Esatto, è molto prima di importante. partire Alla per fine, le vacanze. con tutte le fake news che circolano, è meglio forse cercare di capire come proteggersi per evitare malattie. Certo. Dopodiché, un altro evento molto importante del filone scientifico è la Nutraceuticals Conference, che apre oggi e dura 2 giorni ed è incentrata sul tema dei nutraceutici e degli integratori alimentari. Quindi saranno 2 giorni di convegni che affronteranno vari temi, e oggi si parlerà di come l'integratore può prevenire l'insorgenza di malattie e quindi andare a impattare positivamente sul risparmio del sistema sanitario. Poi si parlerà di microbioma e di alimentazione per sportivi e di integrazione nelle diverse fasi della vita di una donna. Credo, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Tiziana, Figurati. che per i nostri ascoltatori, quelli abituati, come dire, al format condotto tutte le mattine dal lunedì a venerdì da Fabio Epifani, Colazione in Farmacia, che, come dire, spesso anche proprio attraverso le interviste con i Con la farmacisti, dottoressa Solace Maresca. esatto, affrontiamo molto spesso i temi della prevenzione, e anche soprattutto del punto di riferimento del farmacista come punto di riferimento per i consigli che riguardano in questo particolare, per Assolutamente. esempio, la dermocosmesi, E tra l'altro, per quanto riguarda la che non è più solo nutraceutica, una questione, come dire, di vanità oppure di no. puramente di estetica, ma contribuisce a, come dire, la prevenzione sanitaria in generale, quindi confermando il Esattamente. ruolo della farmacia come primo presidio importantissimo, come dire, dove acquisire conoscenze e anche, come dire, rimedi e prodotti per la prevenzione E medica. tra l'altro, parlando di dermocosmesi, ci sono anche dei progetti per malati oncologici, malate oncologiche, che magari hanno purtroppo perso i capelli durante le cure,
che anche tramite la cosmesi riescono a rivedersi belle allo specchio, no? E anche certo. Grazie, quindi non è solo un vezzo, è davvero qualcosa che impatta molto fortemente sulla propria salute. Invece, per quanto riguarda la nutraceutica, proprio perché insomma ne parliamo spesso a colazione in farmacia, comunque stiamo parlando di un comparto cresciuto del 7,43% nel 2017, cresciuto quasi dell'8% nel 2017, quindi qualcosa che possiamo dire, insomma, gli italiani hanno cominciato a vedere come comune, no? Scusate il gioco di parole, però è comune ormai per gli italiani andare in farmacia e prendere il nutraceutico. Da poi, insomma, anche io lo faccio, da quando conduco colazione in farmacia ho cominciato anch'io. Certo. E poi si entra in un loop. Sì, è vero. Così. E poi si diventa curiosi, giustamente, e si diventa consumatori. E, Tiziana, proseguiamo con gli appuntamenti di quest'oggi, prima giornata di apertura del Cosmo Pharma. Dopodiché un altro, diciamo, altri appuntamenti importanti per quello che riguarda il filone manageriale, quindi che è quello che vuole, diciamo, un po' stimolare il farmacista ad acquisire sempre più competenze manageriali in questo momento di forte cambiamento per la farmacia. Diciamo, ci sarà un bellissimo convegno di scenario sul consumatore del futuro, dove Chiara Magelli di Nielsen parlerà delle caratteristiche che oggi delineano il consumatore del futuro. Dopodiché alle 2:30 fiore all'occhiello di Cosmo Pharma ci sarà la Cosmo Pharma Business Conference, dove quattro personaggi, diciamo opinion leader del settore, si confronteranno sul tema della trasformazione del settore della salute in questi anni. E quindi ci sarà il presidente di Federpharma Marco Cossolo e ci sarà chi rappresenta il mondo dei dati nella salute. Altro grande tema essenziale, come dire, importantissimo, che ahimè è tornato agli onori della cronaca, non nel settore, in particolare nel settore farmaceutico o medicale, ma ahimè in quello della politica. Però abbiamo visto appunto quanto importanti siano i big data e speriamo che, come dire, anzi nel settore della medicina, come dire, si capisca e contribuisca a formare quella consapevolezza che forse ancora manca, no, dell'importanza dei dati, certo, che soprattutto nel settore medico vanno usati naturalmente a fin di bene. E poi, no, però tu mi hai parlato, so che mi hai detto, no, va bene, ma l'accenno solo, ma adesso io ti tiro un po' per la giacchetta, che non indossi, ma comunque certo, ti tiro un po' per la giacchetta, perché in particolare c'è un tema che è uno dei, diciamo, delle sei macro aree, che è quella della digital innovation, che riguarda, che vengono trattati in questa edizione di Cosmo Pharma, e che riguarda un aspetto che verrà trattato oggi, verrà presentato oggi, di un'intrusione, di un'intromissione della realtà virtuale nella farmacia, molto affascinante, perché, come dire, permette di confrontare, di allenare il farmacista, come dire, a riconoscimento quasi, come dire, no, di scanning e di lettura quasi dei dati, che è quello, insomma, che è la diagnostica che si fa, come dire, al colpo, certo, d'occhio, ma allenati attraverso la realtà virtuale. Che cos'è questa cosa bellissima, affascinante? Allora, per quello che riguarda il filone manageriale dei convegni di Cosmo Pharma, oggi, per quello che riguarda il tema del digitale, ci saranno due importanti appuntamenti che si chiamano Pharmacy Digital Lab. Uno sarà alle 14:30 e uno alle 16:30, che sono dei veri e propri laboratori digitali, dove fondamentalmente è un evento riservato a farmacisti e ad aziende, certo, dove ci sono 16 postazioni, proprio perché ognuno avrà davanti un laptop e avrà davanti dei visori e verrà proiettato in una realtà virtuale dove dovrà rispondere a diversi stimoli e diciamo allenarsi a un possibile scenario che potrebbe presentarglisi davanti poi nella sua farmacia reale. E ci sarà una quota di pubblico accettata, perché essendo un laboratorio posti sono limitati, e speriamo di vedere poi delle riprese video
e di capire meglio di che cosa si tratta. È la rivincita, è la rivincita dei nerd questa, adesso che la realtà virtuale praticamente viene applicata in ogni campo, dalle brochure alla farmacia, non so, i piloti che fanno simulazione a qualsiasi altro tipo, i sub forse probabilmente, chiunque adesso utilizza la realtà virtuale. E scusate l'intrusione, ma volevo dire appunto che anche noi avremo ospiti per quanto riguarda la rubrica digital, dottoressa Giulia Sormani alle 14:35, dottor Fissore alle 15:15, alle 3:15 di pomeriggio, e poi parleremo anche dello Startup Village con il dottor Borroni e poi la dottoressa Musuraca, sempre appuntamento digital alle 15:45, quindi insomma è uno dei cuori pulsanti, sì, quello digitale, quello dell'innovazione. Sicuramente anche quest'anno il digital ha preso molto spazio nei contenuti di Cosmo Pharma, perché è un tema di grossa attualità e sta cambiando veramente l'approccio al cliente e al metodo di lavoro. E ce ne siamo accorti, perché è nata anche, no? Meglio di voi chi lo sa. Bene, mancano circa 4 minuti, yes, diciamo, al nostro primo slot con la voce di Cosmo Pharma, che in questo caso è Tiziana Gervasi, che ritroveremo naturalmente sempre domani mattina, sabato sempre alle 9:30 e poi anche domenica, e assieme a Tiziana Gervasi appunto noi vediamo grosso modo i temi che vengono trattati sia nelle tavole rotonde che nei convegni durante appunto questi giorni di Cosmo Pharma. E altri appuntamenti da segnalare dopo questa incursione nel digitale? Ma in ultimo, diciamo, per quello che riguarda il filone dei convegni manageriali e più specificamente quelli dell'area gestionale, direi che è importante segnalare sia un convegno che verrà fatto oggi pomeriggio alle 16:30 sulla veterinaria in farmacia, quindi come reparto di veterinaria può sicuramente in questo momento implementare l'offerta della farmacia, visto che gli animali da compagnia sono sempre più frequenti nelle nostre case, e quindi anche come sia importante la partnership tra il medico veterinario e il farmacista. E poi un altro convegno verso l'ora di pranzo che si intitola Qual è lo stato di salute della tua farmacia, 5 modi per scoprirlo, dove si parlerà con esperti del settore su quali sono i parametri importanti per capire se la tua farmacia sta andando bene o male e che cose eventualmente fare per ritrovare la rotta. Esattamente. Questo è importantissimo, perché comunque ricordiamo che in effetti la farmacia è anche un'impresa, è un'impresa appunto della gestione del punto vendita, è soprattutto un'impresa, e quindi serve più consapevolezza anche da questo punto di vista. Naturalmente tutti questi temi sono già noti ai farmacisti, però trovano al Cosmo Pharma come l'occasione di confronto e di calibrare, per così dire, no, il loro grado di consapevolezza con le figure leader, in questo caso, che mettono a disposizione la loro expertise appunto in queste conferenze, in queste tavole rotonde. Quindi è grande occasione anche di crescita professionale da questo punto di vista, su temi che si conoscono già, ma che, come dire, su cui i farmacisti possono impegnarsi. Mi è molto piaciuta questa idea, non conoscevo dell'idea, come dire, del punto veterinario all'interno delle farmacie. Credo che sarà veramente un grande servizio di cui si parlerà molto, perché le spese per gli animali di affezione, gli animali domestici, sono tra le pochissime che durante gli anni di crisi non sono calate, ma sono aumentate. Io saluto la mia gatta Birba, se mi sta vedendo. Ovviamente sto scherzando. No, è un settore non ha il pollice in crescita, assolutamente. Questa è veramente una bella iniziativa. Allora, io ringrazio Tiziana Gervasi, che è stata la nostra prima ospite per la diretta di QRS di questa mattina, e la ritroveremo domani mattina sempre alle 9:30 durante, diciamo, questo giro di rodaggio che è il punte giorno, ma diciamo fatto così in maniera molto più libera, sì, e sciolta in relax. E quindi grazie Tiziana di essere stata nostra ospite. Grazie. Adesso voi mandiamo, come dire, un altro piccolo fuori onda, il tempo di accompagnare Tiziana Gervasi fuori dal nostro studio, e poi torniamo in diretta e finiamo di leggere i giornali di quest'oggi.